Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere tra le righe. Allora, oggi io in realtà ho già registrato un video che è quello dell'unboxing, che probabilmente avrete già visto. Caricherò però questo video mercoledì. Ora, solitamente non è mia abitudine caricare video a giorni consecutivi, però si è verificata una circostanza particolare, nel senso che io ho fatto l'unboxing martedì mattina e martedì pomeriggio mi è arrivata questa, che è la Illumicrit Subscription Box. Avevo già anticipato in un altro video di aver preso questa box, la stavo aspettando e per combinazione è arrivata proprio oggi, quindi non volevo aspettare domani a fare di nuovo un altro video, lo faccio subito, però per non far uscire due video nello stesso giorno, lo farò uscire mercoledì. Comunque, sono estremamente emozionata di aprire questa box, questa è la mia primissima box, sono contentissima che mi sia arrivata e ripeto un po' il concetto della box per chi non lo conoscesse. Questo è un fenomeno che si è diffuso soprattutto all'estero, non molto in Italia. Ci sono effettivamente dei booktubers che le prendono, ma non sono tanto quanto all'estero, quindi non seguite i booktubers stranieri, magari ne avete sentito parlare, ma magari non sapete esattamente che cosa sia, quindi però vi spiego un attimo. Sono delle box, appunto delle scatole, che si presentano più o meno così, poi cambia il marchio, che all'interno contengono un libro ovviamente in inglese, uscito da poco, solitamente uscito da un mesetto, di genere fantasy o di genere young adult, a meno che non prendiate delle altre box specifiche magari sui classici o su altri generi che ci sono. Solitamente vengono spedite tutti i mesi, alcune più raramente vengono spedite ogni 3 mesi, la Illumicrit è spedita appunto ogni 3 mesi e all'interno ho trovato appunto questo libro e alcuni gadget che possono essere segnalibri, candele, magliette, calzini, qualsiasi cosa, dipende molto da che cosa decidono di mettere quel mese. Solitamente c'è un tema mensile. Credo di aver detto tutto su come funzionano più o meno le box, direi adesso di spacchettare perché ho procrastinato abbastanza e sono emozionatissima. In questo caso servono un attimo le forbici perché c'è del nastro adesivo sotto, adesso se evito di distruggerla è meglio. Meglio, aspettate che mi appoggio un attimo. Ora intanto, ecco, intanto che spacchetto, devo dire che in realtà la mia prima scelta non sarebbe stata la Illumicrit, ma sarebbe stata la Fairy Loot, che è una box sempre inglese perché la Illumicrit è inglese. Però le box di questo mese e anche quelle del mese scorso erano finite, quindi alla fine ho cercato un po' e ho trovato anche questa che mi piaceva. Allora, la box è aperta, dentro si presenta così. Sposto un pochino questa carta, scusate. Dentro c'è questo, che è un foglietto. Dietro sono scritte le cose che sono all'interno della box, ma noi non leggeremo perché sennò ci roviniamo la sorpresa. Nel caso trovassi qualcosa di indecifrabile per cui non capisco che cosa sia, allora in quel caso si andrà a vedere. Vediamo adesso cosa c'è all'interno. Allora, qui sollevo, scusate, io non riesco a fare l'unboxing tenendovela così perché sennò mi scivola, quindi la tengo sulle gambe e di volta in volta vi faccio vedere che cosa c'è dentro. Allora, oh, vedo un sacco di roba colorata, mi piace. Allora, questo cos'è? Ah, questa è una di quelle cose che si appendono alla maniglia della porta. Da una parte c'è scritto Be Our Guest e anche dall'altra parte, come dire, vi invito a entrare. Purtroppo la maniglia della mia porta non sta perché io non ho la classica maniglia che si abbassa e si alza, però è veramente carina, mi piace un sacco, ha un effetto acquerello e non so se vedete, questo dovrebbe essere Kiko della Bella e la Bestia, molto carino. Ah, tra l'altro la decorazione è molto carina, molto bella, mi piace. Poi c'è questa stampa, sempre sullo stesso stile di questo, e c'è scritto Home is where the books are. Quindi la casa è dove ci sono i libri, bello, mi piace molto. Poi c'è questa illustrazione con una libreria e qua sotto ci sono Lumière e Tokens. Poi c'è una lettera, Dear Reader. Allora, adesso non sto a leggervela tutta perché è un po' lunga, ma immagino sia una lettera
una lettera dal creatore o dalla creatrice di questa box, poi me la leggerò con calma. Poi cos'altro c'è? Questo è un... scusate, allora è un origami, però non capisco se sia un segnalibro o qualcosa del genere, immagino di sì, immagino che la pagina poi vada inserita dentro, aspettate che faccio una prova. Sì, penso di sì, nel senso che immagino che vada tipo così, ecco. Ok, adesso poi proviamo a fare la prova sul libro, magari ho sbagliato e non lo è. Questo cos'è? C'è questo, tolgo la linguetta intorno. Sono delle stampe con delle frasi, sì, alcune sono anche di personaggi famosi, per esempio questo ha una frase di Goethe, questo no, magari potrebbero essere anche delle frasi da qualche libro, ma nel caso non le sto riconoscendo. Per esempio, what happened to you looks likely to make your nightmares turn to... Poi, we were magic and fearless. Noi eravamo magia, ecco questo qua, magia e fearless e senza paura. I will find... no, questa non riesco a leggerla, ci sono troppe cose, non vorrei dilungarmi troppo. Comunque ve le faccio vedere, sono queste qua. Poi non so se vadano intesi anche questi un po' come dei segnalibri. Poi vedo, qua c'è una tazza. Allora, ora, io non c'è scritto in realtà, ma questa mi sembra, dalle immagini che vedo in genere, sembrerebbe Feyre di A Court of Thorns and Roses. Feyre Mug. Ah, credo anch'io, perché qui c'è scritto Feyre Mug. Celebrating the series with the beautiful fan art mug. Sì, dovrebbe essere una tazza a tema Court of Thorns and Roses, che Shimon mi non ho ancora letto, ma arriverà il momento. Poi, che cos'è questo? Ah, attenzione, deve essere tipo un poster. Ok, adesso ve lo faccio vedere così. È enorme. Ve lo leggo. If there's one thing I know is that luck can change in an instant. Quindi se c'è una cosa che so per certo è che la fortuna cambia in un istante, deve essere tratto dal libro qui sotto che è Windfall. L'ho visto in qualche unboxing di altre subscription box. È un libro che è uscito di recente, non so esattamente di che cosa parli, ma pare che sia interessante. Poi c'è questo, adesso lo apriamo insieme, e c'è dentro, sento qualcosa che titinna, swish and flick, è un portachiavi con questo ciondolo, dice swish and flick, e c'è qua il biglietto da visita dell'artista, diciamo, della persona che l'ha fatto, con un codice per avere il 15% di sconto sul prossimo ordine. Cioli, fa che sia quello che penso io. Sì, una candela, sono troppo contenta. Io, buona tra l'altro, io adoro le candele profumate, quindi ne ho viste in alcune box, in alcuni unboxing, e speravo tanto me ne arrivasse una, sono contentissima. Flickering Mermaid Lagoon, Illumicrate Exclusive Tropical Splash, quindi è stata fatta apposta per la Illumicrate, quindi diciamo un'edizione speciale, si chiama Mermaid Lagoon e vorrei capire che cosa c'è dentro, che cosa è fatta, però ha l'odore quasi di... non so se avete presente le Big Bubbles, se avete presente il profumo della Big Bubbles. Extras Enchanted... Mermaid Lagoon Candles be transported to Neverland with this gorgeous tropical scent. Odore tropicale. Odore tropicale che io ho paragonato alla Big Bubble, cioè ragazzi. Pensate alla mia abilità nel conoscere i profumi, nel riconoscere i profumi. Comunque è molto buono e la confezione è molto carina. Tra l'altro non è neanche piccola, quindi durerà un po'. E poi dovremmo essere arrivati... che cos'è questo?
Let the Gem Game Begin. Ah, questa è una spilla che immagino pubblicizzi un libro. Let the Gender Game Begin. Infatti qua in piccolino c'è il disegno di un libro ed è Gender Game a 1-6. Ok, è un libro che esce il 1 di giugno. Quindi, quindi vorrebbe pubblicizzare il libro. L'autrice è Juno Dawson. Non l'ho mai sentito. Allora, dopo che siamo arrivati ai libri, i libri in realtà sono due, non è uno solo, mi è andata bene. Allora, il primo libro è Truth or Dare di Noon Pratt, quindi obbligo verità sostanzialmente. Ah, tra l'altro ha due lati, uno è questo e uno è questo. E vediamo se riesco a capire di che cosa parla. Ah, tra l'altro è autografato dall'autrice, non so se vedete che c'è questo scarabocchio, dovrebbe essere la firma. E vediamo se riesco a capire di cosa parla. Vabbè, vediamo cosa dice qui. What truth must she face? One story, two sides. Quindi, quale verità devi affrontare? Una storia, due lati. How far will he dare to go? One story, two sides. Quindi, quanto lontano avrà il coraggio di andare? Una storia, due lati. Anche qua, quindi deve essere una storia con due protagonisti. E quindi da una parte si legge la storia di lei e dall'altra parte si legge la storia di lui. È in copertina flessibile, quindi sono contenta, perché di solito con queste box arrivano delle copertine flessibili, delle copertine rigide. Per carità, non è che gli rimando indietro, però sapete che io preferisco le copertine flessibili. Tra l'altro la copertina è molto bella, mi piace molto. Non ho mai avuto di questi libri che si leggono da un lato o dall'altro. Però vi ripeto, no, non riesco a capire di che cosa parli, così mi informerò, vediamo. Fine, l'ultimo libro. Allora, qua intanto c'è un segnalibro, che okay, stavo cercando di capire se fosse di questo libro e credo di sì. Allora, il libro, allora faccio vedere prima il libro. Il libro è The Waking Land di di Kelly Bates. Anche questo non l'ho mai sentito nominare. E qua c'è appunto il segnalibro dedicato al libro, quindi lo userò insieme, così non dovrò stare lì a cervellarmi su quale segnalibro usare. E qua c'è un'altra lettera, c'è una lettera dell'autrice, anche qui è lunga e non sto a leggervela, una lettera in cui si rivolge direttamente al lettore, e anche questo immagino sia... Forse no, pensavo fosse autografato, ma mi sembra di no. Vabbè, fa niente. Ok, essendo un libro che non ha le due, come questo, le due copertine che dovrebbero far vedere i due lati da cui si legge, dietro è scritta la trama, quindi ve la leggo un attimo e scopriamo insieme di che cosa parla. Allora, ve lo traduco dall'inglese, così facciamo prima. Sono passati 14 anni da quando Re Antoine ha preso Elanna ostaggio, come ostaggio, quindi Elanna deve essere la nostra protagonista. 14 anni da quando la ribellione di suo padre è fallita, 14 anni spesi, cresciuta dall'uomo che ha condannato la sua gente alla miseria. Ora Elanna ha 20 anni e sta per essere presa di nuovo prigioniera, ma stavolta da suo padre. E poi va avanti, vuole riaccendere la mincia della sua ribellione, usando stavolta Elanna come, diciamo, come volto della ribellione. Dirà ai suoi followers, a coloro che lo seguono, che lei è la leggendaria Wildegard, rinata. E ci spiega chi è Wildegard. È una sacerdotessa che poteva far tremare la stessa terra. Ok, adesso rido perché proprio succede qualcosa che lui non si aspetta, ma quello che nessuno sa è che quella magia scorre davvero nelle vene di Elanna. Ora lei deve decidere da che parte stare e decidere se usare i suoi poteri per pietà o per vendetta. Ok, questo sembra interessante. Tra l'altro la copertina mi piace molto, c'è un sacco di verde. È una copertina molto evocativa di foreste e quant'altro. Ok, in questo caso capisco di che cosa parla e mi interessa. Ancora rimane il punto interrogativo dell'altro, ma come ho detto mi informerò. Ok,
ragazzi, la box è questi cadranno sicuramente, la box è vuota, sono molto soddisfatta delle cose che ho trovato dentro, è un'esperienza che volevo fare da un po' e sono molto contenta di averla fatta. Tra l'altro non ho dovuto neanche aspettare molto perché ho ordinato la box il 1° di maggio, non è partita subito, mi è arrivata la mail con cui mi avvertivano dell'avvenuta spedizione mercoledì scorso, giovedì scorso, e alla fine ci avrà messo poco meno di una settimana, quindi sono stati piuttosto veloci. Benissimo ragazzi, il video anche per oggi è finito, grazie ancora di essere stati con me. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, se questa è la prima volta che capitate sul canale date un'occhiata ai miei altri video, se vi va iscrivetevi, io vi lascio sotto come al solito i miei link a Instagram e a Goodreads se volete seguirmi al di fuori di YouTube. Io vi do un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!